Eccoti qua. Abbiamo bisogno di te. Ciao. Gli invasori hanno occupato quasi tutta la parte orientale della base. Dobbiamo impedirgli di avanzare ancora. È russo, senza dubbio. Sembra indicare un luogo nelle vicinanze. Più di questo non riesco a capire. È russo, senza dubbio. Sembra indicare un luogo nelle vicinanze. Più di questo non riesco a capire.
La sostanza chimica degli appunti della nonna, fenotiazina, dovrebbe essere questa. La tenevano nei piani inferiori della cucina per usarla contro le termiti nella stagione estiva. Nadia, sei sicura che si tratti della stessa sostanza? Sono sicura che è la sostanza presente nella ricetta della nonna. Questo non vuol dire che sia sicuro berla. Credo che presto lo scopriremo. Arrivo.
L'ho trovata. Sto mischiando gli ingredienti. Ci sono novità su quella pattuglia. Ho appena intercettato un'altra comunicazione. Si muovono. Dove sono adesso? Sono... Oh no. Vengono verso di te. Potresti riuscire a superarli senza farti vedere, ma forse è troppo... Merda. A scoprire se funziona. Diciamo che non sono proprio ansiosa di provarlo. Se funziona, lo preparo anche per me e ti raggiungo nella valle. Ti avviso quando arrivo. È sufficiente solo per due dosi. Devo usarle bene. Funziona, Nadia. Tutto sembra... Beh, normale non è la parola esatta. Ma di sicuro è diverso dall'ultima volta. Bene. Ho preparato il mio antidoto e un'altra dose per il nonno. Se lo troviamo. Sto arrivando da te. Spaventa passeri, ma certo. Questa attrezzatura è della Trinità. L'ultima volta non l'avevo notata. Però non ci sono corpi. Forse sono... Non va bene. Abbiamo perso il vecchio all'ingresso nella valle. Abbiamo perso Fisher e Parker. Sono svaniti così, senza lasciare tracce. Non posso fidarmi dei miei occhi. Vedo cose, cadaveri o peggio. Cose che camminano, così grandi da nascondere le stelle. Non so più cos'è reale. Non sono nemmeno sicuro che la realtà esista. Ora vivi.
Nadia, cosa sai di queste rovine? Il nostro popolo evitava la valle anche prima che la strega si trasferisse qui. I fondatori stavano costruendo un santuario quando all'improvviso gli successe qualcosa. Nessuno di noi è stato lì per generazioni. Fai attenzione. Anche se le tue allucinazioni non erano reali, quel posto è comunque pericoloso. Sono solo lupi. Maledizione. Quando il senso di colpa per il mio lavoro nel gulag diventava troppo opprimente, c'è del petrolio per terra. Spiegate il fuoco magico. Chissà se riesco a spostare quelle piattaforme. Ora sono sulla prima rovina. Non sembra un santuario, era qualcosa di funzionale. Ci sono delle corde e degli ingranaggi di legno. I fondatori costruirono dei montacarichi nella valle per spostare le persone e le scorte tra le vette, ma ormai sono tutti crollati. Ecco cosa deve essere. Vedi se riesci a salire, sarò lì tra poco. Ora sono nel canyon, ti avviso quando arrivo. È buio. Gli altri sono là fuori, li sento ansimare. Fugaci. Forse posso fissare una corda a quella puleggia. Forse posso fissare una corda a quella puleggia. Forse posso fissare una corda a quella puleggia. Forse posso fissare una corda a quella puleggia.
Deve esserci un modo per fissare le piattaforme. Magari posso attaccarle a quel palo. Deve esserci un modo per fissare le piattaforme. È un grande onore per me aver ricevuto l'incarico di supervisionare la costruzione di un santuario consacrato agli apostoli nella valle. Il sito si trova ai confini della città che abbiamo da poco fondato, in fondo a un canyon remoto.
Thank you.
Decidemmo di aspettare la fine dell'inverno. Accumulavamo provviste, tracciavamo mappe, facevamo piani. E trovai un lavoro all'interno del Gulag. Lei mi aiutò a escogitare modi per rallentare gli spietati ingranaggi del Gulag. Disattivando un montacarichi idraulico potevo tenere nelle miniere per un giorno un centinaio di uomini. Tagliando i cavi dei camion per una settimana non ci sarebbero stati progetti di lavoro speciali. Correvo dei rischi enormi. Ma dopo aver incontrato tua nonna non potevo tornare al peccato dell'ignoranza. Sapevamo che la bambina avrebbe complicato la nostra fuga e lei la tenne nascosta finché poté. E poi, senza alcun preavviso, la portarono via. Nostra figlia venne affidata a una balia, una delle prigioniere native, e Serafima fu trascinata nella valle. Io cercai di fermarli combattendo a viso aperto. Sbarrai la strada al camion che la trasportava, pronto a uccidere per salvarla. Ma erano in troppi. Le gridai il mio addio mentre mi trascinavo. Forse si può collegare a qualcosa.
Devo passare in qualche modo. Per passare potrei sollevare e bloccare queste piattaforme. Potrei usare una di queste corde per tornare su. Yeah.
Meglio correre. Thank you.